Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Visto che il tempo qui a Roma non è ancora clemente, un po' instabile, perché non per accendere il forno e preparare dei biscotti fragranti e gustosi con delle gocce di cioccolato? Oggi li prepareremo insieme. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 370 g di farina, 200 g di burro a temperatura ambiente, 200 g di zucchero semolato bianco, 150 g di gocce di cioccolato fondente, un uovo intero e un tuorlo. Ci servirà l'acqua di fiori di arancio o la scorza grattugiata di un'arancia, va bene comunque, 5 g di lievito per dolci e 2 g di bicarbonato. Mettiamoci subito a cucinare. La frolla che prepareremo oggi è un tipo di frolla che si chiama frolla montata. Questa serve solitamente per i biscotti, per renderli leggeri e fragranti una volta cotti. E noi li ingolosiremo ancora di più con le gocce di cioccolato. Per prima cosa, se avete uno sbattitore elettrico, usate quello. Altrimenti io, da quando la planetaria è diventata il mio strumento indispensabile in cucina, dobbiamo montare per prima cosa lo zucchero e il burro. Dobbiamo montarlo a pomata, significa che gli ingredienti devono amalgamarsi bene e il burro deve diventare proprio come una pomata, leggera e soffice e spumosa. Iniziate, se avete lo sbattitore elettrico, idem con la planetaria, con una velocità bassa e poi sempre aumentando. Eccoci qua, il nostro burro è ben montato. Prima cosa, raccogliamo un po' dai bordi il composto, pulite la vostra spatola, scusate, vicino alla frusta. Dobbiamo andare ad aggiungere adesso, riazioniamo la macchina, voi il vostro frullatore elettrico, mixer elettrico, scusate, a velocità bassa dobbiamo aggiungere le uova, una alla volta mi raccomando. Andiamo, mentre sta finendo di mischiare le uova, la nostra macchina insieme al burro, andiamo a mischiare qua invece gli ingredienti secchi, che sono il lievito e il bicarbonato. Diamo una leggera mescolata, sempre con la macchina minimo. Prima cosa, un po' di acqua di fiori d'arancio, mezzo cucchiaino va più che bene. E adesso, poco alla volta, un cucchiaio alla volta, piano piano, andiamo ad aggiungere la farina. Fatelo a più riprese, così che il composto liquido, il burro e le uova abbiano tempo di assorbire anche la farina. L'ultimo ingrediente da aggiungere sono le gocce di cioccolato. Lasciamole mischiare qualche secondo e poi procediamo. Vedete l'impasto come morbido? Lavoriamolo delicatamente su questo piano di lavoro. Ci servirà a formare, più che altro da lavorare, perché ci servirà a formare un cilindrone grande. Lavoratelo con la punta delle dita perché è delicatissimo. E questo va diviso in tre parti più o meno uguali. Allora, infarinate sempre leggermente, va creato un cilindro stendendo leggermente, alto circa un 3 cm. Questo va già più che bene. Cercate di schiacciarlo leggermente ai lati, così che venga più o meno uguale, e trasferitelo delicatamente su una teglia che avrete ricoperto di carta forno. Questi ad
adesso, una volta formati i vostri cilindretti, vanno coperti con della carta trasparente senza schiacciare, mi raccomando, perché l'impasto comunque è morbido, e vanno lasciati riposare in frigorifero dalle 3 alle 6 ore prima della scadenza delle ore di riposo, tra virgolette. Accendete il vostro forno a 170 gradi e poi inforneremo e mangeremo subito perché sono troppo buoni. Eccoci qui, per riscaldare il forno a 170 gradi prima di tutto ho tirato fuori i nostri cilindretti di biscotto che ho lasciato riposare in frigo tutta la notte. Come vedete si sono totalmente rigiditi. Ora, aiutandovi con un coltello, a parte il primo pezzo, cerchiamo di tagliarli un centimetro spessi in questo modo e posizionateli su questa carta da forno. Non vi preoccupate di questi cilindretti, poi li andrò a spostare e ne ho già pronta un'altra di carta da forno qui accanto a me per mettere la rimanenza dei biscotti. Continuate così a tagliarli tutti, prendetevi il vostro tempo piano piano. Sposto anche gli altri. Cercate di metterle tutte nella stessa posizione e nella stessa altezza, così che in forno si cuociano uniformemente. Questo è molto importante. Continuate così fino a esaurire le due teglie. Io ne infornerò una alla volta, così che si cuociano bene e con calma, e vanno cotti a 170 gradi per 15 minuti. Ci vediamo dopo per il risultato. Eccoci qui, i nostri biscotti si sono raffreddati su una gratella fuori dal vassoio una volta cotti. Li abbiamo posizionati in questo cestino e siamo pronti per far merenda con una tazza di tè o caffè fumante e questi biscotti di accompagnamento. Tagliandoli di quella misura che vi ho fatto vedere, vengono all'incirca una sessantina di biscotti. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Noi andiamo a mangiarli. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.